sportivi, buongiorno e benvenuti alla manifestazione Mini Roubaix abruzzese. Come vedete dalle immagini, impegnato in prima persona Gino Moser con il suo fidatissimo gregario. Siamo appena partiti dall'ex aurum di Pescara, Pineta di Pescara, e ora, dopo un primo assaggio di riscaldamento, affronteremo strade più impegnative. Ci stiamo portando, come vedete, verso la Jeep, il rondò che porta poi in via Tirino. Da lì ci porteremo a Chiediscalo e poi Bonifica di Alanno. Ecco, vedete Moser che utilizza anche le frecce manuali, rispettoso del codice della strada. Ecco, si sta portando ora su via Tirino. Eccoci, via Tirino, alle spalle del tribunale. Pedalata sciolta del classico campione. Il fido gregario è sempre al suo fianco, ma stranamente non tira mai. Non so che tipo di gregario ha scelto. Sta sempre al suo fianco, se non addirittura ruota. Vedremo comunque più avanti come andrà a finire. Siamo sempre sul tratto di via Tirino a Pescara. Bella pedalata quella di Gino Moser, ed ecco il gregario a ruota, stranamente. Ed eccoci qua sulla Bonifica di Alanno. Una bella giornata, un bel verde, traffico quasi inesistente. Finalmente il gregario si decide a passare avanti, ma non più di tanto. Ecco, preferisce chiacchierare il gregario. E adesso qui siamo a Zipeppe, a pescare nell'acqua santa. Qui tutti i ciclisti si fermano nella speranza che quest'acqua sia miracolosa, che ridia forza alle gambe. Anche Gino Moser e il suo gregario stanno rifornendosi con quest'acqua miracolosa, però non tutti riescono a far fare miracoli. Vedete che c'è anche un manifesto con gli annunci mortuari, quindi evidentemente molti ciclisti ci lasciano le penne. Ma invece vediamo che Moser, Gino Moser, riparte, ha superato la prova, quindi l'acqua santa ha funzionato per lui. Ecco altri ciclisti che arrivano, tutti a sperare nel miracolo dell'acqua santa di Zipeppe. Ecco, ripartiti. E ora ci attende la dura rampa che porta dal Tricalle fino a San Giovanni Teatino, Villa Obleter. Eccoci qua, vediamo sullo sfondo Gino Moser. È lui, sì, è proprio lui. Il gregario non c'è più, evidentemente ha finito il suo ruolo. Quindi ha lasciato solo Gino Moser, il quale si sta arrampicando lungo la strada che porta a San Giovanni Teatino dal Tricalle. Salita durissima,
Ma Gino Moser non si fa spaventare, vedete, pedala agilmente. Eccolo verso la sommità della salita. Finalmente, ecco, finisce la salita fra pochi istanti. Riconoscete la casa che sta proprio sulla sommità, al bivio con San Giovanni Teatino. Concludiamo la telecronaca e vediamo appuntamento alle prossime gesta di Gino Moser. Grazie per l'ascolto.